Presente i miei ospiti, vi ho promesso, oggi forte opposizione, più forte del Movimento 5 Stelle non ne ho a disposizione, e io quella volevo e quella ho avuto. C'è Carlo Martelli, senatore, vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato, collegato con noi da Roma dal Centro Palatino. Forte opposizione, Martelli, ma aspetto di tutto, perché voi l'avete fatto, l'avete detto. E poi qui, a questo punto, tocca un pochino alla politica. E qui, ecco qui Martelli, la parola è a lui, perché voi avete detto non ci crediamo a questo Renzi, è vero Martelli? Ovviamente, quello che abbiamo sentito sono solamente promesse, lei capisce che chiunque è in grado di fare delle promesse, soprattutto tenuto conto della memoria degli italiani che di solito dura una settimana e quindi ce lo saremmo già dimenticati. Il fatto è che qua, come diciamo noi, ogni buona legge è onerosa. Costa soldi. Sì. Allora qua ci sono delle proposte che sono condivisibili, in parte sono proposte che già erano nostre, il taglio dell'IRAP per le piccole e medie imprese per esempio, sì. Oppure invece della mancetta di 80 euro al mese che fa 9,60 all'anno, il reddito di cittadinanza per lo quale noi abbiamo anche trovato le coperture. Il punto è, se le promesse rimangono tali, non sono credibili, perché qua si parla di tanti soldi, ma oltre a quelli che avete citato voi, ci sono dei trattati internazionali che noi abbiamo firmato, la chetichella, l'ESM, sì. Che ci impegna a ridurre il debito pubblico di un ventesimo all'anno. 50 per i miliardi anni. L'anno, il famoso fiscal compact che scatterà dall'anno prossimo. Lo so, ma non sono 50, allora in realtà non sono 50. Sì, è vero, non sono 50, sono una cifra che oscilla attorno a quelli là, noi diciamo per comodo 50. No, molto di più, aspetti che glielo spiego, molto di più. Perché sì. Il nostro debito pubblico ha una tendenza al rialzo di circa 100 miliardi ogni anno. Se noi rispetto all'inizio dell'anno dobbiamo scendere di 50, innanzitutto dobbiamo non salire di 110. 110 più 50 fa 165. 160, sì, non si possono 162. Sommare, lei lo sa, è la tendenza. In realtà sì, perché se lei vuole spendere di meno, innanzitutto deve smettere di spendere di più. Quindi questi correttivi di finanza che dovrebbero portarci a non incrementare il debito pubblico di 110 miliardi non ci sono. Fisiologicamente, se il nostro rapporto deficit-PIL è del 3%, il debito già sale fisiologicamente. Dovrebbe essere zero per non averlo, prima cosa. Seconda, per quanto riguarda i debiti della pubblica amministrazione, due osservazioni. La prima, il decreto 40 miliardi non ha portato quel famoso effetto sul PIL che avevano giurato che ci sarebbe stato. Secondo, la seconda tranche di questi pagamenti non è nota, perché la Banca d'Italia ogni volta che glielo si chiede tira fuori una cifra diversa, diciamo che siano circa 80 miliardi. Anche qua, il fatto stesso che un Presidente del Consiglio debba dire che ci vuole una legge per pagare ciò che è dovuto è paradossale. Certo. Pagalo, non c'è bisogno di una legge, fallo. Perché? Oltretutto questi sono debiti fuori bilancio, una parte verranno coperti con nuove entrate, una parte verranno coperti con nuovi titoli di debito e una parte verranno coperti, secondo loro, con la revisione della spesa. Io però da lei... Me lo faccia dire sì, questo, aspetta, dica, aspetta. Certo. Sulla revisione della spesa dobbiamo dire una cosa, che sembra il pozzo magico, la lampada di Aladino. Questi famosi 3 più 7 più 10 dei prossimi 3 anni sono stati usati come copertura già in finanziaria, allora già sono una copertura instabile. Perché esiste una clausola di salvaguardia nel caso questi non scattino. Sono instabili, non possiamo usarla 2 volte o 3 volte, perché sennò già non funziona una volta, duplichiamo una copertura labile, lei capisce che non si va da nessuna parte. Io però da lei, dal Movimento 5 Stelle, mi aspettavo e mi aspetto più un intervento sul sentiment, perché questo programma sognatore, magari poco concreto, in realtà a voi dovrebbe piacere, anche voi siete portatori di una grande promessa, di una grande speranza, che però poi magari con i numeri non torna. Invece poi magari vi vedo accaniti a fare le bucce a Renzi e sembrate tutti un po' funzionari della spesa pubblica, dell'Europa. Allora, ma anche il vostro programma non starebbe in piedi per quelle regole europee, tant'è vero che le contestate. Ma aspetto di più una critica interna ad un mondo che comunque non accetta che le cose restino come sono, ecco. Mi dispiace, è bruttissimo partire con un no, però il concetto è che ogni cosa che noi abbiamo promesso è sempre coperta. Cioè il nostro appare un libro dei sogni, ma in realtà è un libro dei sogni sempre coperto. Cioè quando noi veniamo e diciamo questo è il taglio dell'IRAP, la copertura c'è. Quando diciamo reddito di cittadinanza, la copertura c'è. C'è un disegno di legge che prima è stato un emendamento che è totalmente coperto. Quindi ogni cosa che noi promettiamo innanzitutto la manteniamo.
o meglio, presentiamo un disegno di legge no, coperto. No, parlo della grande promessa, della grande promessa di cambiamento generale, politico, non soltanto delle singole... No, certo, diciamo che in realtà noi stiamo già facendo molto. Se lei vede che cosa abbiamo portato in Parlamento, abbiamo portato un grandissimo cambiamento. Noi abbiamo per esempio dimostrato che non c'è bisogno di una legge per abolire il finanziamento ai partiti, perché basta non prendere i finanziamenti. Sì, sì. Non c'è bisogno di una legge per far costare di meno la politica, basta restituire una parte di quello che si prende, che è tantissimo. Poi ci sono gli spot che dicono abolisci il Senato, ma la nostra proposta di dimezzare i parlamentari è molto più efficace e molto meno costosa però che l'abolizione sulla riforma elettorale, per esempio, voi vi siete opposti alla Camera, i suoi colleghi hanno messo quel cartello, tutti con il cartello Berlusconi e Renzi con il cuore in mezzo, e in realtà però perché dovreste essere contrari al fatto che cambi la legge elettorale o che si abolisca il Senato, proprio voi? Penso che allora, per dovreste motivi, essere spiego, così a occhio spiego. Favorevoli. Allora, glielo spiego, innanzitutto sulla faccenda del monocameralismo noi non siamo d'accordo. Ci sono vari motivi. Uno dei motivi è basta andare a guardare quali sono le nazioni nel mondo che hanno un sistema monocamerale. Sono nazioni come la Cina, la Mongolia, alcune nazioni dell'Africa che non spiccano per democrazia. Inoltre la soluzione al... Perché, scusi, la Francia cattivo... ha un sistema bicamerale? Come? La Francia, le dico la Francia perché noi veniamo dalla Rivoluzione francese, ha un sistema bicamerale? Ma la Francia ha un sistema di contrappesi che è diverso, no, una repubblica presidenziale, con un presidente del Consiglio che non è neanche un politico. Lei l'ha detto Casaleggio che ce l'hanno solo la Cina e la Mongolia il sistema monocamerale. No, no, io ne ho citati alcuni. Guardi, si fidi di me. Basta andare sulla Wikipedia e trova un elenco delle persone. La Francia ha un sistema monocamerale e nella sostanza anche la Gran Bretagna è un sistema monocamerale per quanto riguarda la parte rappresentativa. Perché l'altra è una Camera dei Lord che assomiglia di più al tipo di seconda Camera che vorremmo fare noi. Quindi, devo dire che è molto diffuso il monocameralismo invece. Ma gli Stati tanto, Uniti sulla hanno Wikipedia, un sistema appunto, se lei va sulla Wikipedia comunque è facilissimo perché trova l'elenco delle nazioni che hanno il monocameralismo e il bicameralismo. Ma vedi, quello che viene portato... Se lei va in Inghilterra... Mi fa parlare... No, la voglio interrompere. Bravino, è lei parlare. Che ha sostenuto il monocameralismo in Mongolia e in Cina. No, la faccio parlare, guardi, la vorrei nominare ambasciatore e le dico che da quando voi siete nella politica, lei ha fatto prima il numero 110, 110 è esattamente il numero dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che su 800 hanno partecipato a TGCOM, quindi penso che ha diritto di parlare e l'avete sempre avuto. Grazie, allora le stavo dicendo... l'obiezione che si fa al bicameralismo è non funziona, rallenta, ma vede, noi lo diciamo sempre, è come quando si dice il pubblico non funziona, la scuola pubblica non funziona, la soluzione non è abolire una cosa che non funziona, è farla funzionare. Se lei con una macchina va a sbattere contro il muro, la colpa non è della macchina, la colpa al massimo è di lei o di altre condizioni accessorie, quindi noi riteniamo che il sistema bicamerale debba essere fatto funzionare correttamente. Il numero di provvedimenti legislativi che sono migliorati nel passaggio Camera-Senato è altissimo, perché ciascuna Camera riesce a dare un grosso contributo, e questo per quanto riguarda il bicameralismo. Per la legge elettorale noi non è che non la vogliamo cambiare, anzi lo vogliamo. Noi sul nostro portale, chiedendo sempre alle persone iscritte, stiamo facendo per gradi quella che è la nostra proposta. Semplicemente noi diciamo no a questa, che è una proposta che è assolutamente iniqua, vede, da matematico. La legge elettorale a cosa serve? Deve servire a copiare esattamente le intenzioni di voto dell'elettorato, cioè a riprodurre in piccolo un campione rappresentativo del volere delle persone. Tanto più una legge elettorale si discosta, tanto più una legge iniqua. Questa qui è una legge fortissimamente iniqua, ci sono proiezioni che fanno vedere come in determinati collegi gruppi che possono prendere il 30% finiscono per non eleggere nessuno e gruppi che magari hanno il 7-8% di rappresentanza eleggono un loro rappresentante. Quindi lei capisce che già questo ci dice che questa legge elettorale è una legge iniqua e come tale noi non possiamo essere a favore. Dopodiché la nostra proposta c'è, il punto è che quando noi facciamo una proposta la risposta è sempre no grazie, non c'è mai un tentativo di condividere o integrare, è sempre un prendi o lascia e il nostro è sempre un lascia. Sì. Noi siamo gli unici che quando arriva qualcosa di sensato lo votiamo a prescindere. Questo è negli atti e in qualunque emendamento che sia ho seguito la vostra attività, le ripeto, il mio ospite a Martelli, perché ce l'ho un po' con voi che dice tanto siete contrari a tutto, ma almeno Renzi è diverso. Questo diceva nella segreteria la signora Anna Maria che abbiamo chiamato. Martelli che risponde? Ma signora, se veramente noi sembriamo uguali agli altri e diciamo solo di no, vuol dire che...
che ha un difetto di informazione, nel senso che noi diciamo no alle cose sbagliate. Io faccio sempre questo esempio: se una persona le dice ti taglio un braccio, lei risponde sì o no, no, no. E se la domanda diventa ti taglio una mano, lei risponde sì o no, ovviamente no. Quindi noi diciamo sì alle cose giuste e no alle cose sbagliate. Noi abbiamo fatto promesse ai cittadini e da quelle non possiamo uscire, non vogliamo. Quindi noi abbiamo detto sì a delle cose e abbiamo detto no a delle altre. Proposte serie alle quali potremmo dire sì ce ne sono, cioè se arriva il taglio dell'IRAP è ovvio che diciamo di sì. Bene, Martelli, mi fa da ambasciatore, glielo ricorda poi che lei dove è il 110° Movimento 5 Stelle che in meno di un anno è qui a TG.com a spiegare le sue posizioni. Ci tengo, sa perché? Va bene, sarà fatto. Ci tengo, guardi, perché 110 su 800, considerando quante sono le forze politiche e poi quelle più grandi, PD, coalizioni, cose, e il governo, non è poco, non è poco. Noi siamo attenti. E vede che tutti, anche i nostri ascoltatori. Gianni, vede che vi piacciamo. Già, chiudiamo con questa. Sì,